Ci partiamo con un altro caso. In questo caso stava parlando con un uomo che era appena morto in una valanga. Gli chiese cosa si provasse a morire. Il soggetto rispose: "Ti sei mai immersa in una piscina profonda, dove è buio torbido sul fondo, mentre risali verso la superficie dell'acqua? Tutto diventa sempre più chiaro, poi quando passi la superficie dell'acqua c'è la luce del sole tutto intorno. La morte era così." Quindi gli viene chiesto: "Pensi che fosse stato così per il modo in cui sei morto con le rocce che ti cadevano addosso?" E il soggetto risponde: "No, era così perché stavo passando dal piano fisico al piano spirituale. Quando ho lasciato il mio corpo è stato come salire attraverso la piscina. Poi quando ho raggiunto il piano spirituale è stato come rompere la superficie dell'acqua e uscire alla luce del sole. Se si muore in un incidente fisicamente è doloroso, appena prima di perdere la coscienza del piano fisico, perché il corpo è stato danneggiato. Ma dopo aver perso la conoscenza è molto facile e naturale. È naturale come qualsiasi altra cosa della vita. Come fare l'amore, camminare, correre, nuotare, è solo un'altra parte della vita. Non esiste una cosa come morire. Morire è piacevole. Se le persone sono preoccupate, dite loro di andare in un posto nel fiume che ha una pozza profonda. Dite loro di immergersi fino a toccare il fondo della pozza e poi sul fondo spingersi vigorosamente verso l'altro coi piedi per risalire in superficie. Di loro che è così." Dolores, penso che molte persone siano preoccupate che la morte sia dolorosa. Soggetto: "La morte non è dolorosa, a meno che tu non abbia bisogno di dolore. Per la maggior parte non c'è dolore, a meno che non sia desiderato. Può essere estremamente doloroso se lo desideri o se senti di aver bisogno per insegnarti una lezione, ma potete separarvi dal dolore in ogni momento. E questo è disponibile indipendentemente da quanto siate connessi con ciò che sta accadendo. È disponibile per tutti la separazione del corpo e dell'anima durante questo periodo di dolore." "Ma la morte vera e propria, il lasciare il corpo è doloroso?" mi viene chiesto. "No, la transizione è una cosa facilitata piuttosto che uno sforzo doloroso. Il dolore viene dal corpo, lo spirito non prova dolore, tranne il rimorso. Questo è davvero l'unico dolore che uno spirito può provare, una sensazione che avrebbe potuto fare qualcosa di più. Questo è doloroso, ma il dolore fisico non ha più significato perché quello è stato lasciato con il corpo." E qui farei un piccolissimo appunto perché questo è molto interessante ciò che dice questo soggetto, appunto, che l'unico dolore e l'unica sensazione che prova lo spirito è quello di rimorso, la sensazione che avrebbe potuto fare di più. Cioè, quando sei nella forma, qui adesso, quando vedi la fotografia, quando ti viene fatto vedere il film della tua vita nei primi 3 giorni dopo la transizione, ci viene fatto vedere il film di quello che è successo, come dicevo prima. E quindi cosa succede? Che quando ti viene fatto vedere tutto questo film della vita, naturalmente, di quello che hai fatto tu, come hai risposto ad alcune persone, come ti sei comportato con alcune persone, cosa hai fatto ad alcuni e così via, perché hai saltato quella lezione piuttosto che un'altra, ti viene quello che dice anche Ra nella legge dell'uno, quel senso di non aver fatto abbastanza, di non aver fatto quello che avresti potuto fare di più. E tante
Tanti di noi, quando vengono nella forma, si portano tante lezioni. Quando gli viene chiesto dai tre ricercatori a Ra perché alcuni bambini muoiono così piccoli e perché alcune entità non riescono a portare l'incarnazione alla fine, Ra gli risponde che quelle anime hanno caricato di più le lezioni, quindi l'energia era talmente forte e pesante che il corpo ha ceduto. Quindi quando si caricano anche di tante lezioni, è molto probabile che il corpo non resista a tutta quella, a tutto quel carico, a quella vibrazione così alta o così bassa, dipende. E viene chiesto a questo soggetto: è possibile lasciare il corpo prima che avvenga la morte effettiva e lasciare che il corpo soffra il dolore? Sì, ogni persona ha questa scelta, se vuole rimanere lì e sperimentare o se vuole andarsene e semplicemente osservare. Questa è un'opzione aperta a tutti. Dolores, personalmente penso che sarebbe più facile, specialmente se si trattasse di una morte traumatica. Il soggetto risponde: questo dipende strettamente da ogni individuo. E quindi lei dice che nel mio lavoro ho incontrato esempi di tutto questo. In una regressione una giovane donna veniva bruciata sul rogo per le sue convinzioni, mentre tutta la città guardava. Era terrorizzata, ma anche molto arrabbiata con le persone bigote che erano responsabili. Mentre le fiamme salivano più in alto, decise che non avrebbe dato loro la soddisfazione di vederla soffrire. Così lasciò il corpo e guardò da una posizione sospesa sopra la scena. Lì, con suo grande dispiacere e frustrazione, vide il suo corpo urlare mentre passava attraverso le agonie della morte a rogo. In questo caso era molto ovvio che il corpo e lo spirito erano due cose separate. Penso che sarebbe molto rassicurante e confortevole per le persone che hanno perso i loro cari in modo molto violento e orribile sapere che probabilmente non hanno nemmeno vissuto la parte più traumatica della morte. Ha molto senso capire che lo spirito non vuole rimanere nel corpo e sperimentare tutto quel dolore, perciò lo spirito si rimuove e il corpo semplicemente sta reagendo spontaneamente, proprio come quando reagiamo quando ci tagliamo o ci bruciamo accidentalmente. Gridiamo e tiriamo via la mano. Questa non è una reazione cosciente, ma involontaria. Così sembrerebbe che durante una morte orribile il corpo stia semplicemente reagendo, mentre la vera personalità si è liberata e sta guardando da bordo campo. Questo è molto importante capire per le persone che hanno paura della morte. E qui ci fa un'altra descrizione della morte. Il soggetto: immagina di essere nudo, infreddolito e sanguinante. Stai camminando attraverso un bosco buio pieno di rovi e ci sono animali selvatici e strani rumori. Sai che dietro ogni cespuglio c'è una bestia pronta a balzare e farti a pezzi. E poi, improvvisamente, entri in una radura dove c'è erba che cresce, uccellini che cantano, nuvole nel cielo e un piacevole ruscello che serpeggia nel suo cammino verso la sua destinazione. Immagina la differenza tra questi scenari e vedrai la mia analogia ritraente, ciò che tu chiameresti vita e morte. Ma ci sono molte persone sulla terra che ne hanno paura. Soggetto: molte persone che sono nella foresta hanno paura, questo è corretto. Una volta che sono fuori dalla foresta non c'è più paura. La paura è nella foresta. Dolores: allora non c'è niente di cui aver paura nella transizione. Soggetto:
Ci sono alcune transizioni che sono più desiderabili di altre. Non voglio fare giri di parole a proposito, tuttavia, una porta è semplicemente una porta. Non importa quante volte la apri, semplicemente non cambierà dall'essere una porta. La gente non dovrebbe aver paura di morire, la morte si dovrebbe temere tanto quanto la respirazione. Morire è naturale, indolore, come battere gli occhi, ed è quasi così: in un momento sei in un piano di esistenza, poi sbatti le ciglia per dire così e sei in un altro piano di esistenza. Questa è la sensazione fisica che avete ed è proprio indolore. Qualsiasi dolore che sentite nel processo è dovuto al danno fisico, ma spiritualmente non c'è dolore. I vostri ricordi sono intatti e vi sentite nello stesso modo, come se le vostre vite continuasse. A volte ti ci vuole un po' per notare che non ci si è più connessi al corpo fisico, ma di solito si nota subito perché le percezioni si sono ampliate fino a poter percepire il piano spirituale, senza il velo a ostruirla. Questo è lo specchio offuscato, usando la metafora di alcuni. Ciò che succede è che all'inizio c'è un periodo di orientamento. Siete ancora molto coscienti del piano fisico, ma state esplorando e assorbendo le sensazioni di essere consapevoli del piano spirituale, finché non vi abituate al fatto che siete davvero sul piano spirituale e vi sentite a vostro agio. E qui farei una piccola parentesi, perché è molto importante ciò che dice qui il soggetto, e cioè sta parlando del velo, il velo dell'oblio, cioè quello che è la nostra mente vellata. La nostra mente è stata vellata appunto in questa densità per dimenticare ciò che siamo. Infatti siamo entrati in questo corpo dimenticando chi siamo, cercando di capire a modo nostro come tornare verso la luce di nuovo. È quello che stiamo facendo tutti noi. Ora gli sta chiedendo: poi dimmi se il tuo spirito include la tua anima quando lascia il tuo corpo. Soggetto: il tuo spirito è la tua anima. Il concetto di anima comprende quell'energia che chiameresti il tuo spirito, la tua identità, la tua realtà. Questo è effettivamente il vostro vero sé. Potete chiamarlo il vostro spirito o la vostra anima, a seconda di quale percezione scegliate di integrare nella vostra realtà. Ecco, qui è una risposta veramente bellissima, profondissima, quello che i maestri illuminati ci dicono del concetto dell'anima, è che tutto è energia, come dice la fisica quantistica. E quindi tanti la chiamano spirito, altri lo chiamano energia, altri la chiamano la tua vera identità e alcuni la chiamano la nostra realtà. Avanti con un'altra domanda. Abbiamo sentito molto parlare di quello che viene chiamato il cordone d'argento. Esiste una cosa del genere? Soggetto: questo è, come potreste percepirla, una linea di vita del vostro corpo che è molto reale in natura. In un senso energetico, questo è il cordone che mantiene una linea di vita con le vostre energie verso il vostro corpo. È effettivamente un dispositivo reale. È quello di cui parlavo all'inizio di questo libro, che appunto noi siamo l'ancora e che questa catena che ci tiene ancorati alla nostra vera essenza, al nostro vero sé superiore, alla nostra vera identità o al nostro spirito. Ed è quello che, diciamo, lo chiamano anche il cordone d'argento. Andiamo avanti. Quindi al momento della morte questo cordone viene tagliato. Il soggetto risponde: questo è corretto. Dolores, alcune persone hanno paura di avere esperienze fuori dal corpo, per paura di separarsi prematuramente dal loro corpo. Il soggetto risponde: è possibile farlo, tuttavia è quasi certamente fatto intenzionalmente
e non per caso. Vuoi dire che quando escono dal corpo il cordone d'argento li collega in modo che non possano perdersi, per così dire? Il soggetto risponde: questo è esatto. Non ci dovrebbe essere paura nello sperimentare viaggi astrali, perché se non fosse un presupposto essenziale, non accadrebbe mai. Wow, questo è molto interessante, perché quando faccio questi viaggi astrali tante persone mi dicono: ma non hai paura? Io non ho paura, è bellissimo, perché sei libera dal corpo, e il tuo corpo rimane sdraiato nel letto che dorme, e tu esci fuori dal corpo, nel corpo di luce, è una sensazione di libertà bellissima, è meraviglioso. Andiamo avanti, ma in molti casi non è pianificato, è spontaneo? Esattamente, è spontaneo. Nel mio lavoro ho scoperto che la maggior parte delle persone non si rende conto che ognuno viaggia fuori dal corpo ogni notte quando va a dormire. Questo che intendevo dire io. Si chiama la paralisi del sonno. Vediamo cosa ci dice l'autrice. Il corpo è la parte che si stacca e deve riposare. Lo spirito o l'anima non ha bisogno di dormire. Sarebbe terribilmente noioso per il nostro vero sé, lo spirito, aspettare che il corpo si svegli per continuare il suo lavoro. Così, mentre il corpo dorme, il vero sé viaggia e vive ogni tipo di avventura. Può viaggiare per tutta la Terra, passare dal tempo sul piano dello spirito, persino andare su altri pianeti o dimensioni. La persona normalmente non è consapevole, a meno che non ricordi sogni di volo o di luoghi insoliti. Siete sempre collegati al vostro corpo col cordone d'argento, la vostra linea della vita, il vostro ombelico, e quando è il momento di ritornare nel corpo, si viene più o meno tirati indietro e lo spirito rientra nel corpo. Mi è stato detto che alcuni miei clienti che a volte sperimentano una paralisi temporanea appena prima del risveglio. Questo accade quando la persona viene svegliata improvvisamente, per esempio da un forte rumore. Prima che lo spirito sia totalmente rientrato nel corpo, le connessioni corpo-spirito non sono state completate e il risultato è una paralisi temporanea. Di solito passa rapidamente e non c'è nulla da temere. C'è il pericolo che qualcuno rimanga fuori dal corpo? Soggetto. Noi non percepiamo alcun pericolo, perché se l'individuo non tornasse sarebbe per una sua scelta e non perché qualche energia malevola gli è arrivata da dietro e ha tagliato il cordone. Domanda: non potrebbe perdersi, in altre parole, e non trovare la via del ritorno? Soggetto: noi non percepiamo questo come realtà. Domanda: allora sono sicuramente connessi con il corpo fino al punto di morte e poi il cordone viene tagliato? È come un cordone ombelicale, per così dire. Soggetto: questo è del tutto esatto. Domanda: se la morte avvenisse durante un'esperienza fuori dal corpo, di cosa diremmo che il corpo è morto? Sarebbe un attacco di cuore? Soggetto: stai chiedendo quali sarebbero i sintomi fisici? L'improvvisa sindrome del neonato è spesso attribuita a questo. Ci sono anche quelli che a causa dell'età semplicemente scelgono di non tornare e così vengono trovati nel sonno. Domanda: è un attacco di cuore? Soggetto: non è questo il caso, perché un infarto è una morte indotta da un reale disturbo fisico e non è quello a cui ci stiamo riferendo qui. Morirebbe nel sonno e sarebbe chiamato per cause naturali. Domanda: se si facesse un'autopsia, non troverebbe nessuna causa? Soggetto: questo è esatto. Domanda: e le persone che sembrano morire per combustione spontanea? Quello è un mistero inspiegabile. Soggetto: questo è dovuto ad uno squilibrio di ciò che chiamereste sostanze chimiche
all'interno del sistema è dovuto al fatto che i corpi umani bruciano il cibo, anche se attraverso un processo molto controllato e molto lento. Una tale morte è causata dalla combustione dei fluidi del corpo. Questo è spesso dovuto a fattori ereditari che causano uno squilibrio nella composizione chimica del corpo, per esempio troppo fosforo nel sistema corporeo. Questo è molto interessante perché è la stessa cosa che ha spiegato anche Ra nella legge dell'uno. Quando le persone sono dalla parte dello spirito, pianificano la vita prima di rientrare nella ruota karmica chiamata Terra. Pianificano ciò che sperano di realizzare durante la prossima vita. Fanno anche dei contratti con le altre anime, con le quali sarà per loro importante interagire durante la prossima vita. Un'altra parte di questo contratto è il loro piano d'uscita. Ognuno pianifica il modo in cui lascerà o uscirà dalla propria vita attuale. Ho scoperto che nessuno muore mai finché non è il suo momento di morire. Non esistono incidenti o errori, è sempre e solo il modo d'uscita scelto dall'anima. Quando l'anima ha completato ciò che era venuto a compiere, è il momento di passare alla fase successiva della sua esperienza. Ho scoperto che è possibile ritardare la morte per un breve periodo di tempo. Tuttavia, quando è il momento stabilito, lo spirito sceglie di andarsene. Naturalmente, la mente cosciente della persona non ha ricordi di questa parte del piano, perché quando veniamo in questa vita, scende il velo dell'oblio e tutti i ricordi della parte spirituale vengono rimossi. Una volta mi hanno detto: non sarebbe un test se tu sapessi le risposte. Quindi dobbiamo rimanere consapevolmente ignari dei piani della nostra anima. Domanda: che mi dici delle persone che sembrano morire in gruppo? Ci sono molti casi come incidenti ferroviari, massacri, terremoti in cui diverse persone muoiono in una volta sola. Hanno tutti scelto di andarsene nello stesso momento o hanno avuto qualcosa da dire in proposito? Soggetto, sei consapevole del concetto di karma su base individuale? C'è infatti anche quello che viene chiamato karma di gruppo. Ci sono stati, attraverso molti eoni di tempo, casi in cui le anime hanno avuto la tendenza a raggrupparsi per svolgere certi compiti, o per stabilire cambiamenti, o per sperimentare la vita in gruppo, proprio come voi tendete a sperimentare su base individuale. Queste morti di gruppo non sono altro che anime individuali che si riunivano in certi momenti della loro transizione, e cioè nella loro esperienza di apprendimento della morte, e così facendo si trovavano in un punto in cui sarebbe più opportuno andarsene simultaneamente. Domanda: erano d'accordo di farlo prima del loro ingresso nella vita? Risposta: questo è corretto perché è in questa transizione di gruppo che trovano sostegno. C'è una condivisione dell'esperienza nel fatto che non sono soli durante la transizione. In molti casi ci sono state nascite multiple o vite condivise, così non è raro trovare morti multiple o condivise. Domanda: era questo il caso degli astronauti che sono morti nell'incidente dell'astronave Challenger? Soggetto: in effetti, questo è stato un caso in cui è stato concordato che ci sarebbe stato quella condivisione dell'esperienza della morte. Dolores, ma c'è stata tanta sofferenza per le famiglie e la gente di tutto il paese quando è successo. Se stavano andando verso il loro destino, perché non possiamo esserne felici? Soggetto: forse c'è una certa miopia nel vedere questi eventi. Si pensa solo agli individui che sono morti, ma non è il caso, ci sono molti altri elementi coinvolti. In casi come questi c'è stato un incontro tra i sopravvissuti,
Una condivisione dell'esperienza nel vedere che qualcun altro sta condividendo il dolore è molto più facile per un individuo sperimentarlo sapendo che ci sono altri che stanno soffrendo allo stesso modo. Così questa è stata un'esperienza di gruppo a molti livelli. Molti soggetti descrivono l'esperienza dopo aver lasciato il corpo fisico come un viaggio verso una luce abbagliante alla fine di un tunnel o altro. Queste descrizioni sono state duplicate in rapporti di EDPM, esperienze di premorte. Uno dei miei soggetti disse che questa luce bianca era un intenso campo energetico che serviva come barriera tra il nostro mondo fisico e il regno spirituale. Nelle esperienze di premorte, il soggetto si avvicina alla luce ma viene tirato indietro e riportato nel suo corpo prima del passaggio. Sono stati effettivamente in una situazione di quasi morte, ma non hanno completato la transizione. Non sono andati abbastanza lontano. Quando i miei soggetti rivivono l'esperienza della morte, passano attraverso la luce bianca, la barriera. A quel punto l'energia è così intensa che taglia il cordone d'argento. Il cordone è un ombelicale che collega lo spirito al corpo. Quando questo accade, lo spirito non può attraversare di nuovo la barriera ed entrare di nuovo nel corpo. I due sono stati separati per sempre. Senza questa connessione con la sua forza vitale, l'anima o lo spirito, il corpo comincia rapidamente a deteriorarsi. Eccoci qui, siamo arrivati alla fine di questo primo capitolo. Spero che anche per voi questo argomento sia molto istruttivo. Grazie e a domani. Ciao.